Sono un gatto malvagio, miau. What? Posso dormire sulla pancia del robot? Sono un gatto sneaky che lotta contro la legge e le ingiustizie. Sono il Robin Hood dei robot. Una scatola? Oh mio Dio, è un sogno di un gatto che si realizza. E lei? Oh mio Dio, ci hanno catturati. Ciao a tutti da Carinelle! E bentornati su Stray! Ci eravamo lasciati nella scorsa puntata all'ingresso dell'infracittà, finalmente eravamo riusciti a raggiungerla. Ha un aspetto, devo dire, fenomenale, è pieno di luci colorate, di neon, cioè è il paradiso delle falene fondamentalmente. Comunque, io inizierei a guardare una cosina per volta per evitare di perderci. Oh, salve, lei è il signore a cui ho fatto lo sgambetto l'altro giorno? Oggi è riuscito a evitarmi, meno male. Vediamo magari un negozietto per volta, giusto per capire che cosa c'è qui. Innanzitutto è il momento di farci l'unghiette, perché dopo un lungo viaggio nelle fogne ne abbiamo bisogno, grazie. E lei, buon uomo, cosa sta leggendo? Io salgo, così riesco a parlarle anche un pochino meglio. Vladi, rifletti su questo. Domani, se al posto del mio braccio ne metto un altro robotico, e il giorno seguente faccio lo stesso con l'altro braccio, e poi col mio corpo e via dicendo, fino a sostituire tutte le mie componenti e aggiornare i miei sistemi, sarò lo stesso robot che ti sta parlando adesso. Oh, accidenti, questo devo dire che è una rivelazione abbastanza profonda, è un pensiero che non avevo fatto, però tecnicamente, se anche cambiassi tutte le componenti, il tuo software di sistema dovrebbe essere lo stesso, quindi fondamentalmente la tua anima dovrebbe restare la stessa. Delle farfalle. Ma vedete che ci sono allora delle forme di vita organiche, questa cosa non mi quadra granché. Proviamo a vedere questa stradina qua sulla sinistra, c'è soltanto questa porta qua chiusa e questa ci si può fare le unghie, magari qualcuno ci apre, proviamo. Salve, c'è nessuno? Ehi, vado al lavoro, a più tardi. Va bene amore, ma fa attenzione alle sentinelle, basta un attimo e ti arrestano senza un motivo. Non preoccuparti per me tesoro, andrà tutto bene. Ah, e questa è la risposta che danno a un gatto che raspa sulla porta. Ok, tutto perfettamente normale ragazzi. Aspetta, guardiamo un attimo il cartello, magari ci dirà qualcosa di più sulle strade. Dunque, a destra il condominio, ecco dove si troverà Clementine, e il Shop Street, quindi fondamentalmente il market. Mentre a sinistra c'è la Neko Corp. Avevamo visto che la Neko Corp è quell'azienda che si occupa dei rifiuti fondamentalmente. Proviamo a parlare con uno dei suoi lavoratori. Garei, alla Neko Corp lavoriamo tutto il giorno per raccogliere i rifiuti e inviarli di sotto dove vengono riciclati e ricondizionati. Non funziona proprio così, in realtà li state riempiendo di spazzatura e sono coperti completamente dalla testa a piedi, ma va bene così. A proposito del piano di sotto, è da un bel po' che non abbiamo loro notizie. E fatti due domande, ragazzo mio. Allora, proviamo ad andare prima di tutto qui alla Neko Corp. Penso che sia in realtà una zona da raggiungere più avanti, ma nel dubbio la guarderei già subito. Raymile, spiacente piccoletto, non puoi giocare qui. Lo stabilimento della Neko Corp non è un posto per le palline di pelo come te. Oh, ma lui allora lo sa che siamo un gatto? Cioè, di solito ci scambiano per una sorta di robot strano o di Zurg. L'accesso è interdetto, ma solo temporaneamente, se aspetti un paio d'anni. Come un paio d'anni? Ci sarà una pronta riapertura. Bene, qualcosa mi dice che dovremmo accelerare le tempistiche in qualche modo. Riuscirò ad arrampicarmi da qualche parte? Ah, credo di no. Credo che l'accesso per ora sia interdetto, proprio come ci ha detto lui. E questo buon uomo qua chi è che si nasconde? Sarà una spia? Blazer, sono occupato, che vuoi? Ah, niente, scusa. Però sembri palesemente un tizio che spia. Lei, buon uomo, cosa sta facendo? Ordina un ramen istantaneo? Paudre, questo ladro di un commerciante mi ha venduto una batteria difettosa l'altro giorno. Adesso, ogni volta che provo ad affrontarlo, finge di non sentirmi. Se non ci fossero le sentinelle di guardia, sarebbe già materiale di scarto. Ma poverino, cioè ci sono pure i truffatori qua e... No vabbè, cioè ma quello lì praticamente finge di avere la batteria scarica. O poi non lo so, magari veramente è scarico, non sta facendo finta. Però la cosa mi puzza un po', mi sa di truffatore quest'uomo. Io, nel dubbio, lo deruberei, guarderei che cos'ha in negozio, perché sicuramente qualcosa di utile da qualche parte ci sarà. Non abbiamo ancora trovato niente. Ah, se io mi arrampico su di qua... c'è una cassaforte! Ma noi non abbiamo ancora un codice. Comunque sappiamo che c'è. Posso magari tradurre questa scritta? È possibile che sia questo il codice? Eh sì, però è scritto al contrario. Code quindi sarà 8542. Proviamo a inserirlo subito, quindi 8542 e la mia intuizione era giusta. Che cosa abbiamo trovato? Una spilla! La spilla del felino! Ma quante cavolo ne stiamo attaccando alla pettorina? Ah, questa è di qua, che carina! Glitch anche! C'è anche una porticina per gatti per uscire, ma anche no, figurati. Dobbiamo passare di nuovo di fianco al tizio che sta bestemmiando il robotico. Ok, allora, di qua c'è un altro vicolo. Oh mamma, questa città è enorme. Innanzitutto guardiamo se c'è qualcosa sui tavoli e buttiamo giù un po' di roba perché, giustamente... Aspetta, sgambetto!
Sono un gatto malvagio, miau! Dunque, vicolo del ramen, io lo chiamerò così, non so se sia realmente un vicolo del ramen. Questo posto è palesemente chiuso, peccato perché sembrava molto carino. Strano che non ci siano neanche dei ricordi in questi vicoletti, non sto trovando niente per ora. C'è un altro distributore ma non è in funzione. Buon uomo, lei perché ha un cono in testa, scusi? Albert, sei stato nella città di sotto? Avevo un amico lì, Fifi. Non lo vedo da una vita. E mi sa che non lo vedrai mai più nella tua vita. Mi spiace un po' dirtelo, però purtroppo... Oh, questo è acceso, lo posso prendere? No, che peccato. Qua ci sono dei telefoni. Ah no, c'è qualcosa da tradurre. Annuncio, per chi cercasse qualcuno con cui parlare di poesia, abito alle spalle dell'ascensore, Bonobob. L'abbiamo già incontrato, era il conoscente di Valentine. No, che di Valentine, di Clementine. Non so neanche con che cosa mi sono confusa. Presentati con questo qua, Sojiro. Prima avevo un bar, era il posticino più accogliente del circondario. Poi mi sono beccato un cacciavite nel ginocchio e ho dovuto chiudere. Ma come? Ma pover'uomo, mi dispiace tantissimo. E lei invece che cos'è? È un... gelataio? Non lo so. Glack, per quanto questo tizio mi dia fastidio, è il mio unico cliente. Cerca di non spaventarmelo, per favore. Ma io non ho fatto niente, sono un bravo micetto. Guarda, gli ho parlato, sono tanto carino. Non posso entrare a guardarti nel negozio? Ma no, cioè, ma mi stanno mistrattando tutti. Allora, io cerco di guardare le cose con un certo ordine per non perdermi, quindi... Butta fuori. Non mi parla? Il club è chiuso, sparisci. Qualcosa mi dice che dovremo tornarci poi dopo, però per adesso non ci possiamo entrare. Questo qua è un negozio di abbigliamento? Sì. Lei chi è? Oh, che carina la robotina tutta rosa. Kamok. È il negozio più in voga dell'infracittà, ma il gestore è un po' scontroso. Grazie per l'informazione, ci servirà per cosa? Non ne ho idea. Salve, Ozzy, sei uno di quei ragazzetti punk che ascoltano musica tutto il giorno? Non sono un ragazzetto, sono un gatto, ma a parte questo il punk mi piace, quindi ok. Non toccare niente, non fare rumore, non chiedermi di farti credito. Ma non voglio niente, sono un gatto, non posso neanche mettere i tuoi vestiti, ma che problemi hai, Ozzy? Ma io... Aspe, posso rubare il gilet? Perché lo dovrei fare? No, mi ha visto, ops, scusa. Sì, ok, non hai tutti i torti in effetti a darmi dello psicotico. Sono un gatto che ruba gilet, ma magari mi servirà qualcosa, non lo so. Quella, ma sto qua vende anche tipo i gioielli, le cose luccicose. E nel retro che cos'hai? C'è un tizio che prova i vestiti, ci sono veramente i camerini. Aspetta, io non posso tipo provare qualcosa e mettermi davanti allo specchio, ma che cavolo. Avrei tanto voluto farlo anch'io. Sono un gattino viziato, fatemi provare le cose. Inserisci l'oggetto? Devo trovare una cassetta da inserire nella radio, probabilmente per distrarre il tizio e poter rubare il gilet, anche se non so ancora a cosa mi servirà tutto questo. Bene, allora, in questo negozio dovrevo tornare più avanti. Qua, bene, io mi faccio un attimo l'unghietta sul tuo negozio perché sei una brutta persona e ti voglio rovinare tutta la clientela. Ma detto questo, possiamo uscire. Mi sono persa. Ragazzi, mi sono persa. Dove sono? E qua? Traduci? Al diavolo le sentinelle, lunga vita agli oltreggiosi. Sono d'accordo, ragazzi, sono uno di voi. La spilletta lo dimostra. Ragazzi, guardatevi tutte le spillette. La pettorina dimostra cose. Oh, e che cos'è questa enorme statua luminosa, tipo ologramma? La posso tipo far glitchare in qualche modo, finirci dentro? No? Bella però, devo dire. E questo negozio qua, iniziamo a guardarlo, sembrerebbe essere... forse è la zona di sentinella dove ci sono tipo i droni robot che fanno i poliziotti, però non credo si possa aprire. Forse si aprirà più avanti facendo cose, ma per ora no. Iniziamo a vedere di qua che cosa c'è. I droni? Qualcosa mi dice che questa zona è completamente interdetta. Posso parlarvi o fare un tentativo? No. Mi dicono che non ci posso passare, giustamente. Di qua invece, dove arriviamo? Lei chi è? Agente di pace 198, vietato procedere. È assolutamente proibito andare oltre e l'ascensore è stato disattivato. L'esterno non è sicuro, non andare oltre. Quindi di là c'è l'ascensore per l'esterno? Siamo veramente a un passo dalla vittoria, siamo a un passo dall'uscita dalla nostra famiglia. Però non possiamo ancora andarci, troveremo il modo, ne sono certo. Voi chi siete? Condi, mi sono avvicinato all'ascensore e una sentinella mi ha urlato contro. Per anni ci è stato detto che la superficie non era abitabile. Lo accettiamo come un dato di fatto. Ma perché? Secondo me tu sai cose. E se ti mostro a te la foto di Clementine? Cos'è? Oh, che bella foto! Ha un'aria familiare, ma non ci giurerei. Il mio disco rigido fa un po' cilecca ultimamente. Mi dispiace non poterti aiutare, dovresti chiedere a qualcun altro.
Beh, grazie lo stesso, tu sei stato un bravo uomo, voglio strusciarmi sulla tua gamba. Fammi vedere il cuoricino. Oh, che bello. Guarda, no, volevo strusciarmi sull'altro. Vabbè, ok, una in più te la sei meritata. E una anche a te. Ora presentiamoci anche a te, che tu chi sei? Crony, sai che ti dico bello? Sta alla larga dalle sentinelle. Sono perfide, hanno acciuffato il mio amico Pablo. Chi, Escobar? E gli hanno dato 350 anni, perciò sta in guardia. La miseria, 350 anni, cosa diamine ha fatto? Cioè, ha ucciso un altro robot? No, vedi, forse gli avrebbero dato l'ergastolo, chi può dirlo? Ah, aspetta, traduciamo il cartello, che cos'è sto posto? Menù del giorno, aria secca con ciotola d'olio bollente, qualità suprema. Come sembra invitante, acci picchiolina. Oh, posso arrivare addirittura qua sopra, ma che carino che sei con i capelli così. Matby, cosa posso fare per te stasera, chef? Purtroppo penso niente, però è un gran peccato, perché mi piace il tuo negozio. Oddio, ho fatto volare i vasi. Beh, scusa, sono un gatto, non è colpa mia, non prendertela. Cosa? Oddio! Sono salita sul soffitto? No, io pensavo di arrivare tipo dall'altro lato dello scaffale. Ho trovato un ricordo! Ho trovato un ricordo! Che cos'è? Sembra una scatola tipo di cavi elettrici. Cosa c'entra con Doc? No, non Doc, intendevo con lo scienziato, ovviamente. Quello che era l'umano prima di essere B12. È interessante vedere come i robot imitino il comportamento e il lavoro degli umani. Qui mi sa che vendono hamburger e cibo da strada. Ricordo il mio locale preferito quando ero umano. Era piccina e accogliente. E il nome del cameriere era... non ricordo. Cominciava per M, mi pare. Oh, ma che peccato che non ricordi queste cose. Deve essere veramente terribile. Infatti, cioè, guardate la faccia traumatizzata di B12. Deve essere veramente una cosa brutta non riuscire a ricordarsi niente della propria vita, di ciò che si è vissuto, della propria famiglia, i propri amici, o anche soltanto della propria personalità, chi eravamo. Non è una cosa facile da affrontare, lo ammetto. Tu, tizio, messo qua tipo un boss della mafia, chi sei? Ehi, Thor, spiacente, il negozio è chiuso. Sto aspettando i ragazzi delle consegne, ma a quanto pare se la stanno prendendo comoda. Qualcosa mi dice che dovremmo cercare di far arrivare i ragazzi delle consegne. Magari li troveremo in giro e gli diremo di arrivare in negozio, non ho idea. Oh, e tu che stai dormendo, chi sei? Gli salto sulla pancia. No, ma dai, l'ho svegliato. No, aspettate. What? Posso dormire sulla pancia del robot? No, vabbè. No, vabbè, ma è la cosa più bella e pucciosa di tutta la vita. Dio, io voglio dormire qua per sempre, non faccio cessare questa immagine. Ve lo giuro, la porto avanti fino alla fine. No, vabbè, sono obbligata, devo portare avanti una registrazione. Mi dispiace, gattino, dobbiamo alzarci. Magari evita di farti le unghiette su di lui stiracchiandoti, che porello, ce gli lasci le graffiate, vabbè. Tornerò da lei un giorno, buon uomo, glielo giuro. Ok, allora, questo era il vicoletto del ramen, se non ricordo, ma... Aspettate! Aspettate, aspettate, aspettate. Avete visto quei simboli che ci sono tipo sopra alle strade? Credo indichino tipo o il nome delle strade o il distretto. E nel nostro inventario avevamo notato che sul retro della foto di Clementine c'era uno di quei simboli lì strani e sembrerebbe corrispondere al vicoletto là davanti, quindi penso che abbiamo trovato i condomini e dove si nasconde Clementine. Ma a questo punto andai prima da questo lato. Oh, abbiamo trovato il bar! Ma che bello, ci sono altri ubriaconi come Simus? Razinput, ho provato a scaricare un aimbot per primeggiare in questo gioco, ma mi sono beccato un malware e così impari a cittare. Non ne capisco bene il motivo, ma vedo tutto molto strano adesso, ma porello, cioè un po' mi dispiace. Allora, visto che mi avevate fatto notare in uno dei video precedenti che avevo dimenticato di mettere in buca una delle palline, proverei di nuovo a fare questo... Oddio, lo fate volare. No, volevo tentare di nuovo di vedere se c'era un trofeo o qualcosa del genere, tipo buttando tutte le palline nelle buche. Però vedo le gettate fuori, mi sa che la cosa non funzionerà. Vabbè, pazienza. Lei chi è? Jazam. Primeggio in qualsiasi gioco mai creato, ma di questo non capisco il funzionamento. Mi sta sfuggendo qualcosa? Probabilmente sì, ma non sarò io a spiegarti come funziona il biliardo perché sono un gatto. Oh, posso mettere della musica? Cambiamo il brano, ce lo mettiamo di sottofondo mentre parliamo con le ultime persone del bar. Lei chi è? Mammut, non saprei, Tonin, non disdegno niente. Parla delle ordinazioni, non ne ho idea. Lei chi è? Ah, lui è Tonin. Il mio drink preferito è l'olio lubrificante. Qual è il tuo, Mammut? Non credo sia quello.
Barista, Johnny, cosa le servo oggi, mio piccolo signore? Il nostro mondo e i suoi occhietti deve sembrare gigantesco. Ha ragione. Vorrei poter essere minuscolo quanto lei, così da esplorare nuovi luoghi inaccessibili. Ha ragione, effettivamente, deve essere veramente bello vedere il mondo con gli occhi di un micetto. Ci sarà qualcos'altro da vedere in questo bar? Qua credo sia la zona privé dove le persone vengono a bere tristemente di fianco a un bonsai, così per farsi compagnia. Direi che possiamo uscire dal bar. Ci rimane soltanto da vedere la zona dei condomini. Oh oh! No, aspetta, parliamo prima con voi. Chi siete? Joe, la senti questa atmosfera placida? Così placida che sembra nulla di male possa accaderci. Oh, ma che bello! Loro sono felici in pace col mondo. Mo, fischietta! Oh, ma come mi state simpatici! Non posso strusciarmi su di voi, purtroppo no, ed è un gran peccato. Lei comunque buon uomo, ha una gran bella coperta. Guarda com'è tutta luccicante, stroboscopica, tipo. È bellissima, complimentoni. È quasi bella quanto la mia pettorina. Ok. Dunque, voi chi siete, giovanotti? Mico, ehi imbecille, guarda che ti vediamo anche noi. Ma chi? Scusa, cosa stai... con chi ce l'ha? Ah, ce l'ha con le telecamere! Ma come mai? Cioè, siete tipo dei delinquenti? Fammi capire. Simon, ehi, quelle sono le nostre cassette. Non ti hanno insegnato a non rubare? Oh, scusa, non pensavo di aver cliccato lì. Potrei dartene una, ma dovrei fare una cosa per conto mio, di Gianma e di Mico. Le sentinelle hanno installato 3 telecamere di sicurezza per spiarci. La cosa non ci piace affatto. Potresti scrollarcele di dosso? Non c'è problema, ci penso io. Sono un gatto sneaky che lotta contro la legge e le ingiustizie. Sono Robin Hood dei robot. E lei chi è? Deve essere il terzo di loro. Gemma, la vita è una noia da quando le sentinelle hanno installato le telecamere nel nostro condominio. Perché non potete ascoltare la musica, è illegale? Cioè, ma ragazzi, ma queste sentinelle stanno veramente esagerando. Ok, saliamo al piano di sopra. Ci avevo ragione, vedete che ci sono i numeri sopra? Allora, sulla foto di Clementine c'era un 3 verde e un 5, se non sbaglio, rosso. A giudicare da come sono posizionate, credo che il 2 sia... il piano, tipo, anche se in teoria siamo al primo piano, non al secondo, però vabbè. Voi chi siete? Lynn, in che senso hai dimenticato la scheda del personaggio? Ci ho messo tutta la settimana a preparare questa sessione. No, ma in che senso? Giocata D&D, scusa? Pinu, scusami, non ricordo bene dove l'ho messa, ma giochiamo lo stesso, entrerò in quella grotta, andiamo! No, vabbè, ma stanno giocando a D&D! I robot hanno ripreso anche questi comportamenti umani, ma io li adoro. Allora, le telecamere, dove saranno? Una l'avevamo vista là sotto, dove c'era il tizio che stava tipo sbraitando contro il cielo, ma non so bene come arrivarci. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Aspetta, aspetta. Una scatola? Oh mio Dio, è un sogno di un gatto che si realizza. Posso stare dentro una scatola. Si vede anche la mia ombra, è inquietantissimo. Dai però, salta fuori Stray, abbiamo del lavoro da compiere. Il nostro destino di eroi ci attende. Dunque, se non ho visto male dovrebbe essere qua. Come facciamo a disattivarla? Ah, oh, saltandoci sopra, aspetta che non devi cadere. Olè, e una è andata, ora dobbiamo cercare le altre. Aha, una è lì, l'ho vista ma non credo di poter saltare direttamente dall'altro lato. Quindi facciamo il giro del palazzo. Dovrei riuscire a saltarci da questo lato qua. Eccoci, quindi telecamera e voilà. Caduta anche quella. Ora, la terza dove sarà? Probabilmente su un piano di sopra. Fa un po' lei chi è? Che persona inquietante, ma mi sta fissando? Ah, vabbè. Oh, l'ho vista ragazzi. Si trovano tutte su questo piano qua. Perché se non mi pianto contro i muri forse è meglio. Perché non ce n'è nessuno ai piani di sopra? Perché hanno detto che erano solo le 3 le telecamere. Mi fa un po' strano però. Sarà così. Ok, anche questa è fatta. Dimmi che cadi, perfetto. Ora proviamo a scendere direttamente e andare a prendere la cassetta. Simon, ho rotto le telecamere. Bel lavoro, non credevo ce l'avresti fatta. Ma come? Non credevi nelle mie potenzialità? Ecco, prendi la tua ricompensa, te la sei guadagnata. Musicassetta. E adesso potremmo andare potenzialmente anche a distrarre il tizio che c'era nel negozio di abbigliamento. Anche se non so ancora perché. Lei chi è, uomo inquietante che fissa la gente? Muca, cosa sei di preciso? Un gatto! Un quadrupede che mette teneri versetti? Ottima progettazione! No, non siamo stati progettati, buon uomo, io sono nata così. E avevo ragione, guardate qua il piano 3. Ora dobbiamo soltanto trovare la porta 5, che a rigor di logica dovrebbe essere per di qua. Porta 4 e porta 5, ci siamo. Ragazzi, abbiamo trovato Clementine. Entriamo. No, entra, gatto, entra. Oh, salve.
Buongiorno, è permesso? So che sono entrato di straforo, ma non volevo fare nulla di male, mi creda. Buttiamo giù la tazza, però questa gliela voglio rompere. Forse qualcosina di male lo voglio fare, però non ci riesco a farlo, quindi va bene così, tutto sommato. Facciamo finta che non sia mai successo. In questa stanzina non c'è assolutamente nulla. No, va bene. Lo accetto. Parte il video. E c'è lei? Ditemi che ce l'hai. Oddio. È lei? Non riesco a riconoscerla dalla foto, oggettivamente sono fatti tutti uguali. È Clementine! Ti avevo scambiato per una sent... Lascia stare. Chi sei? Cosa vuoi? Facciamogli vedere la musicassetta, direi di no, la foto direttamente. Frena, quindi Svaltasar ha finalmente deciso di mandare qualcuno? Immagino tu sia la mia nuova recluta. Non sei molto imponente. Ragazza mia, non devi giudicare un libro dalla copertina. Come caspita hai fatto nelle fogne? Devi essere pieno di risorse. Sto cercando una strada verso l'oltre da quando ho lasciato Villantenna, ma le sentinelle sono sempre sul chi vive. Ora che sei qui, puoi aiutarmi. Seguimi. Ok, ma dove? Cosa stiamo facendo? Qual è il tuo progetto? Io non so cosa devo fare, di grazia. Oh, mamma mia, su quante cose hai indagato? Hai qualcosa da spiegarmi, Clementine? È da un po' che sto escogitando un modo di utilizzare questo vecchio treno metropolitano. Ah, quello che abbiamo trovato nello scorso episodio. Ho persino le chiavi per avviarlo. Attenzione, attenzione, potremo prendere il treno. Ci serve soltanto una batteria atomica per farlo partire. È la miseria? Un qualcosa di meno, no, del plutonio arricchito? So che la Neko Corporation ne ha una sottochiave allo stabilimento, che al momento è sigillato, ma dovremo in qualche modo riuscire a penetrare. Ho un contatto che può farci infiltrare tra di loro. Non conosco il suo nome. È robot con il giubbotto e la catena dorata. Consegnagli questo messaggio. Ok, io non ho visto nessun robot così. Un esserino agile come te... Oh, grazie, abbiamo anche fatto meo per il complimento. Un esserino agile come te non dovrebbe avere problemi a sgattaiolare nello stabilimento. Sì, intanto giocano tutti a scaricabarile con sta scusa. Un'ultima cosa, non esitare a chiedere aiuto in giro. Questa città è un pozzo di informazioni. Sta solo alla larga dalle sentinelle. Ah, ok Clementine, grazie per l'indizio. Io intanto però guarderei ancora un attimino in casa tua. Posso cliccarti i tasti? No, non funziona, non serve a niente, ma che tristezza. Comunque complimenti per la lampada. Ottimo gusto nell'arredamento Clementine, se lo lasci dire. Oh, forse facendomi le unghie su questo asciugamano qua. Apriamo il cassetto e questo dovrebbe fare da scaletta per permetterci di salire? Eh sì! Wow, ma che bella che è la casa di Clementine, ma guardate l'arredamento. È un po' tipo in stile marocchino, ma è stupendo. Quasi quasi mi faccio una capatina qua per mettermi a dormire, perché ci scommetto che si mette a dormire qua. Ecco, e non avevo forse ragione? Vabbè, ma ci sta, povero gattino, ci sta praticamente salvando il pianeta. È anche giusto che ogni tanto si riposi. Ma non adesso, non è oggi il giorno. Dobbiamo pensare prima di tutto a salvare il pianeta Terra. Sì, dai, possiamo darci una mossa. Non vorrei metterti fretta, Stray, però insomma. Quante lampade, sono bellissime. E qua c'è anche una cosa con i cristalli. Ma che stile. Credo che dovremmo uscire a cercare. Ah no, aspetta, c'è ancora questa stanza che non avevo visto. Che stanza è, scusa? C'è, ah, è il bagno. C'è un manichino con un cono in testa, giustamente. Una vasca da bagno riempita di piante. Anche perché i robot non devono farsi il bagno. In effetti per loro è completamente inutile. Ci sta come cosa, ci sta. Ok, dovremo cercare quindi il contatto di Clementine. Così a logica direi che potrebbe essere quel tizio che si nascondeva dietro al foglio di giornale nel vicolo di fianco alla Neko Corp. Però lei parlava di un tizio con una catena dorata e... però non gliel'ho vista perché aveva il giornale davanti. Potrebbe essere che sia effettivamente lui. Oh, stavo notando adesso che in questa finestrella non ci sono entrata prima. Che posto è? Ah, è un barbiere! Ma salve! Che cosa taglia di preciso? Sai com'è, Sleepy? Il lavoro è lavoro. Non stare a perderci la testa. Ah, 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 che battutona. Oh, aspetta! Gli ha staccato la testa! La testa è appoggiata lì! Aia! Cos'è questa strana sensazione? No, ma aspetta, ma tipo sta avvitando dei cavi per fargli i capelli! Ah, ma è una cosa carinissima! E qua cosa c'è? Oh, ci sono dei secchi di vernice, posso salire là? Aspetta un attimo, devo riuscire a centrare il punto. Vai, butta giù il secchio di vernice con la piatina. Roviniamo il negozio. Oh, c'è un ricordo, c'è un ricordo. Ma cosa ci fa qua nell'anfrattino del negozio?
Vabbè, non facciamoci domande. Cosa hai trovato, B12? Il salone del barbiere era un ritrovo sociale. Le persone si riunivano per parlare, scherzare, condividere segreti. Beh, oddio, io non mi allargherei così tanto. La gente ci va per tagliarsi i capelli, non tanto per il resto. Che poi i barbieri siano pettegoli è un altro discorso. Era un posto divertente. Anche dopo la scomparsa degli umani, i compagni hanno mantenuto il salone in attività. Si è capito che i capelli non sono indispensabili al successo di un salone. Ah, beh, effettivamente loro i capelli non li hanno, però sta continuando lo stesso ad andare avanti. Ci sta come logica, ci sta. Come prima cosa, io proverei a dirigermi nel negozio di abbigliamento per rubare quel giubbotto. Era qua dietro il posto per la musicassetta. Ecco qua, inserisci oggetto, vai B12. La musicassetta, usa oggetto. Va che parte la musica alla discoteca addirittura, dovremmo far veloce. Aha, è distratto, vai, ruba il giubbotto. Allè, ce l'abbiamo, adesso esci subito prima che si accorga di qualcosa, non ti incastrare con i tubi. Sì, devo soltanto capire se è quell'uomo là, quello con il giornale in mano. Hai una catena? Fa vedere che non si riesce a vedere lì dietro il giornale. Sì, vai che sei tu. Blazer? Sì, Blazer, sono occupato, che vuoi, ti mostro la nota di Clementine. E questo dove l'hai preso? Ah, conosci il mio contatto? Ti spiego per sommi capi della batteria atomica. Ok, dimmi. Come si entra là? La batteria alimenta lo stabilimento della NecoCorp laggiù, ma l'intera area è interdetta e rigorosamente sorvegliata. Controllano ogni persona in entrata e mandano via chiunque non sia un dipendente. Ma noi non lo siamo, come entriamo? Questa è l'idea, procurami... Un gilet da operaio e un casco antinfortunio. Io resterò qui a capire il momento migliore per entrare. Ecco, così ci serviva il gilet. Quindi ci manca soltanto più il caschetto da infortunio. Però non ho visto negozi di cappelli, a meno che fosse quel negozio che stava aspettando i rifornimenti. Però adesso devo cercare di ricordarmi dov'è. Eccole, questo negozio qua. Allora vedete che adesso ha aperto bottega. Forse possiamo entrare a rubare. Ah no, non possiamo. Scusa, perché non posso entrare? Nessuno può accedere al negozio in fase di riassortimento della merce. E a giudicare dell'incompetenza di quei due, ne passerà di tempo. Di chi? È lei l'incompetente, scusi, che problema sta avendo? Cosa sta succedendo? Oscar, è una vita che aspetto che Stuplaci... Che nome è Stuplaci? Torni ad aiutarmi con il rifornimento di questi cappelli. Il capo non è contento. Se sta di nuovo battendo la fiacca al bar, gliene canterò 4. Oh, grazie per l'indizio. Dovremmo andare allora nel bar, che non mi ricordo già più dov'era. Oh mio Dio, questa città è troppo grande. È troppo grande per un micetto piccolo come me. Oh, ho ritrovato il bar. Oh, alleluia, alleluia. Allora, Stuplaci, non era nessuno di voi perché il nome me lo sarei ricordato oggettivamente. È un nome abbastanza particolare. Tu c'eri già... Oddio, ho lanciato una ciotola nell'etere. Va bene così. Oh, guardate là. C'è qualcuno di nuovo che prima non c'era. Salve, lei è Stuplaci? Si svegli? Posso tirarle una fiotata? No? Si è tipo addormentato perché si è ubriacato, ma lei dovrebbe essere sul lavoro. Allora, cerchiamo di capire... Ah, ho visto, c'è una cassa là in alto. Probabilmente dovremmo tirargliela in testa per svegliarlo in modo che lui torni al lavoro e poi potremo entrare nel negozio? Oddio, ma è una cosa malvagissima, si farà un male cane! Sì, scusi, non sono assolutamente stato io. Non si preoccupi, lei pensi soltanto a ritornare al lavoro. No, vabbè. Ma è ubriachissimo, ma sta barcollando. Ma non si può, ma si vergogni. È anche tutto arrugginito, chissà quanto cavolo ha bevuto. A parte che loro in teoria bevono olio lubrificante, quindi la cosa non quadra tantissimo. Se gli faccio anche lo sgambetto da ubriaco. No, mi ha schivato. Sulle scale. No, ma mi schiva, ma allora lei è migliore degli altri robot. Lei è il prescelto. Qua adesso cosa dovremmo fare? Oh, aspetta, ho capito. Devo entrare nella scatola, che così quando loro entrano nel negozio portano la scatola coi capelli all'interno e io riesco a entrare. Ho capito giusto? Non lo sgridare troppo, dai. Sì, gli fa segno che è in ritardo. Sì, l'altro si scusa. Scusa, l'ho fatto apposta. Ma lascia stare, porta dentro le scatole. E porta dentro anche me? Sì, ho avuto un'intuizione geniale. Sì, però se ti dai anche una mossa, ci ho capito che sei ubriaco, però insomma, lavora. E poi nessuno si è accorto di niente. Cioè loro avevano una scatola vuota da portare dentro e l'hanno portata dentro. Ma perché? Dovevano portare le cose, mica... Aspetta che si giri per evitare di essere sgamata e vai!
Allora, cerchiamo di capire. No, non devi tornare nella scatola. Lo so che è il tuo habitat naturale, ma evita, per favore, abbiamo cose da fare. Tipo, non lo so, fare ordini di cappelli sulla tastiera. No, non si può fare, va bene, mi arrendo. Di qua. Oh, il cappello! Rubalo! L'altro stava arrivando! Ci ho fatto in tempo? Sì. C'è stata una musica un po' strana, però non mi ha detto niente. Io nel dubbio mi farei anche l'unghiette qua. Io c'ero già, mi raccomando, faccio parte dell'abbigliamento, lei non si faccia domande ed esca. Ottimo, siamo passati inosservati. Non credo fosse il metodo giusto, ma è andata bene così. Ci sarà qualcos'altro da vedere qua dentro? Oddio, no! Cosa ho fatto? Sono saltata dietro il divano, mi sono incastrata. No, ragazzi, mi sono incastrata. Ok. Oddio che panico, credo che sia il momento di uscire. Lei comunque non si turba per la mia presenza? No, a quanto pare no. Aspetta un attimo, posso uscire da qua? O forse posso crearmi direttamente un ingresso per un'altra volta eventuale? È possibile. Salve, lei non mi ha notato? Perfetto. Ora che abbiamo già il caschetto e il giubbotto, possiamo potenzialmente ritornare da... Com'è che ti chiamavi, Blazer? Sì, possiamo andare avanti col piano. Signor Blazer, ho tutto ciò che le serve. Sì, procurami, ce li ho, tieni. Perfetto, questo gilet è proprio quel che ci serve. Mi serve ancora il casco? Sì, ce l'ho, eccolo qua. Ottimo, questo casco farà il caso nostro. Mi cambierò d'abito, ti spiace girarti? Vabbè, ma come sei pudico? Sono solo un gattino, non è che la cosa mi sconvolga. Poi cioè, non hai delle nudità lì sotto, sei un robot. Sono perfetti, il gilet va un po' stretto in vita, ma andrà benone. Sì, vabbè, adesso non ti lamentare. D'accordo, salta in questa scatola e ti traghetterò oltre i controlli. Sì, la cosa più bella che potesse succederci, sei d'accordo col piano? Questo è il piano migliore che potessi ideare, grazie Blazer. Sì, ma tra l'altro, io capisco che lui si sia vestito da operaio, però non ha un'etichettina col nome, non ha mai lavorato qua dentro e la gente tipo dovrebbe vagamente riconoscerlo in faccia, cioè in teoria tra di loro si riconoscono. A noi sembrano tutti uguali, ma perché fondamentalmente non siamo abituati ad essere dei robot. Però no, loro non si fanno domande. Vedono uno scatolone aperto, leggono Neko Corp e dicono sì, entra. È tutto nella norma, vai così. Sì, ma dai, ma sul serio? Ma quoziente intellettivo di un bradipo? Vabbè, usciamo fuori. Ok, è il nostro turno, tocca a noi. Oh, ci sono i droni che girano. Oh, bruttissimo segno. Ma scusa un attimo, tu hai già fatto amicizia con un operaio, ma lo conoscevi? Ma stai facendo finta? Non lo so, ma sei bravissimo a infiltrarti. E comunque devo dire che veramente abbiamo degli ottimi membri nella squadra degli oltreggiosi comunque. Forse devo semplicemente arrampicarmi da qualche parte, ma non riesco a capire dove, perché qua c'è... Ah, ma che scema. Bastava passare sotto. Vabbè. Ok, allora dobbiamo, suppongo, evitare i droni. Si potranno aprire le porte? No, dovrò andare dall'altro lato, ma probabilmente quando si gira... Ecco qua, ora possiamo passare dall'altro lato. E ci sono delle scatole piazzate in giro, probabilmente per aiutarci a fuggire nel caso questi qua si stiano girando. Ok, passa qua. E ora da che lato dobbiamo andare? Penso per di là. Forse dobbiamo passargli tipo da dietro? Proviamo a fare il giro di qua. Ah, ecco sì, dobbiamo passare da qua. Non ti girare. Oh no, forse mi hanno visto. No, non mi ha visto. Oddio, cosa sta succedendo? No, scappa. Ah, devo entrare di lì, dovevo entrare di qua. Scappa, Stray. Che tensione, mamma mia. Oh, salve, a lei posso presentarmi? Chi è? Bracciante. Ah, non ha neanche un nome. O si chiama proprio Bracciante di nome. Già quando era nella culla i genitori avevano un progetto per lui. Ehi, capiti a fagiolo, forse puoi aiutarmi. Ho perso le chiavi di casa in questa enorme fabbrica buia. Ma come? Le sentinelle si sono rifiutate di aiutarmi. Mi hanno risposto: senza casa uguale più lavoro qui. Ma questo è sfruttamento bello e buono. Non avete un sindacato dei robot? Se per caso potessi aiutarmi a trovarle, te ne sarei eternamente grato. Va bene, ci penso io, poverino, mi dispiace tantissimo, cioè, ti giuro voglio aiutarti in tutti i modi possibili. Poi quando si gira, va là, corri di qua. Ah, ho capito, devo arrampicarmi, ma aspetto magari che si sia di uno girato dall'altra. Io però come faccio ad andare là sotto per prendere le chiavi di quell'uomo? Probabilmente faremo il giro per arrivarci, non ne ho idea. Oh, c'è una leva. Tira la leva, Stray, bravissimo. E... Qual è la porta? Ah, è quella la porta che si è aperta. Ok, ma io non posso più tornare indietro però, perché qualcosa si è girato. Ah, devo passare da di lì. Ecco perché esiste quella zona. Ora si spiega effettivamente. Vai. E ora aspettiamo di nuovo. Non fare la cavolata di prima, ti prego. E corri. Poi fermo, con molta calma. Non c'è fretta, e corri.
Ok, io vorrei parlare con quel tizio lì, però mi sembra una zona un tantino pericolosa. Mi beccano anche se sto parlando. Non lo so, forse con lui non posso parlare. Aspettiamo che ci sia l'ombra. Ok. Perfetto, ora siamo salvi, dobbiamo aspettare di nuovo l'ombra. Ombra, grazie, grazie che stai arrivando, senza fretta. Non abbiamo nessun problema, proprio assolutamente. Non stiamo rischiando la pelle. Ok, salta di qua, salta e parkour, parkour, stray, parkour e parkour. E ancora una volta parkour. E ora? Dunque, di qua... Oh, c'è un'altra leva, se la tiro... Che porta sto aprendo, scusa? È un posto dove si continua o è un posto da cui sono arrivata? Ah no, è da dove ero arrivata prima, effettivamente. Quindi è una leva per tornare indietro, no! No, 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 mi hanno beccato. Oh mamma, e adesso che mi hanno beccato? No, 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 cosa sta succedendo? Oh mio Dio, no, scusate. Mi sta inseguendo. Forse riuscirò a fargli perdere le mie tracce, non lo so. Io dovrei ancora cercare comunque le chiavi di quel tizio là che continuo a non trovare. Oddio, mi sono fatta malissimo, scusami Stray, volevo provarlo, era in nome della scienza. Ah, però si può entrare grazie a questo. Io comunque ridendo e scherzando stavo ancora girando come una cretina per trovare le chiavi e le ho trovate qua in un angolo. Quindi adesso dobbiamo semplicemente ritornare indietro dall'operaio di prima per restituirgliele prima di poter andare avanti nella missione. Perché una volta superati quei laser ho il timore che non riusciremo più a tornare indietro. Buon uomo, ho fatto tutto il giro giusto per riportarle le chiavi, adesso lei è libero. Dove potrei averle messe? Eccole qua. Ma dai, le hai trovate. Grazie mille, ero bloccata al lavoro da un'eternità. Avvicinati, ho qualcosa con cui ricompensarti. Una spillina. Sì, oddio, beh, la spilla della Neko Corp non è che mi interessi tantissimo. Però tutto sommato è carina come idea. Avere un gatto, quindi un Neko in giapponese, con la spilla della Neko Corp. Sembrava già tipo un albero di Natale. Non so se l'avete notata questa cosa, ma è stupenda. Bene, ora ritorno nel punto in cui eravamo prima, cercando di non farmi beccare da nessuno. Ok, ora che siamo ufficialmente tornati qua, direi che possiamo entrare nel barile per passare la stanza coi laser e vedere che cosa c'è oltre. Sì, io spero però che siano solo dall'altro lato. Che botta di fortuna! Cioè, pensa se i laser uscivano anche da quel lato lì, ti tranciavano completamente, Stray. Ma va bene così. Ok, siamo entrati e ora che siamo qua... Allora, dovremo forse prendere questa batteria? Sì, perché si illumina, credo sia l'oggetto da raggiungere. Qua non riusciamo a entrare, però c'è una leva. E qui... Oh, una pressure plate! Però se scendo... infatti, si richiude, immaginavo. Ce ne sono due. Questa fa scendere la batteria. Dunque, ci sono... Qua c'è una postazione di comando. Posso cliccare qualche pulsante? Assolutamente no, peccato. Però posso attivare o disattivare sto coso? Che cos'è? Oh, mi segue! Ho capito! Però, aspetta, se si spegne quella... Vabbè, fa niente. Ah, è là dentro! Ho capito. Wait. Allora, attivati. Devo portarti fin qua, credo. E forse con questa si aprirà una porta? No, però forse posso saltarci sopra. Quindi, disattivati qua. Io ti uso come scaletta brutale. Ecco, sapevo io. Perfetto. E ora che ci siamo dentro, possiamo prima di tutto attivare la leva per aprire la porta, immagino. Poi attivare questo robot delle pulizie o scaffale automatico che dir si voglia, non ho idea, sarà una lavatrice. Non ti piantare... No, mi sono infilata di nuovo dentro. Non ti piantare nelle barriere architettoniche, bravissima lavatrice, vieni di qua. Facciamo una cosa, te ti rimetto di qua. Vieni, perfetto, fermo lì. Poi, se non sbaglio, c'era una delle cose che faceva sollevare il buco. E cioè il tubo, volevo dire. E forse dobbiamo far passare il nostro tubo di metallo dall'altra. Perché non penso che basti metterci noi qua. Perché nel momento che poi ci togliamo, quella torna su. Infatti, ci avevo visto giusto, probabilmente dovremmo spostare ancora questo cosino qua. Tanto dovrebbe passare qua sotto, se non ho visto male. Sì, sì, ci passa comodamente, perché ovviamente è la logica di un gioco, processo primario. Tutte le cose funzionano alla perfezione per risolvere i puzzle, in modo che tutti... Oddio, quanto ha laggato il gioco? Vabbè. Comunque, in modo che tutti i ladri possano prendere le cose senza troppe difficoltà. Ultime parole famose, sapevo, cavolo, abbiamo fatto scattare l'allarme. Adesso tutti i droni partiranno tipo a cercarci? Diventeranno cattivissimi? Oh, sospetto che sia così. L'abbiamo presa. Svelto, usciamo da qui prima che sbuchino le sentinelle. Dobbiamo consegnare questa batteria a Clementine.
Sì, ok, dove devo correre? Ti prego, dimmi qualcosa, B12. Oh, ah, basta uscire da lì? Ma in realtà non è difficile, scusa, ma... Ok, spero di non essermi persa nessun ricordo lungo la strada, comunque. Perché oggettivamente ce ne mancava qualcuno, ma mi sa che saranno un po' tutti nell'infracittà. Io ne approfitterei direttamente per fare un giro in città, perché ho il sospetto che una volta consegnata la batteria a Clementine non potremo più tornare in questa zona qua. Ora, il, diciamo, piano interrato, se così si può definire, della città l'ho visitato tutto, però non mi sono arrampicata granché qui intorno. Quindi farei ancora un rapido giro per vedere se da qualche parte possiamo salire, tipo lì vedo già tubi, cose, vediamo se si può salire. Ecco qua, sì, sicuramente si troverà qualche ricordo da qualche parte. Ah no, forse posso passare da questo lato di qua. Mentre se proseguo di qua, ci sono ancora condizionatori per salire. Oh, mi sa che ho trovato qualcosa. Tipo delle bottiglie da lanciare in aria, giustamente. Butta tutto giù, stai bravissimo. E voilà, un ricordo. Yay! Sapevo io. Questo posto è carino. Cosa darei per sentire davvero la morbidezza dei cuscini o il sapore di una bevanda fresca? Oh, immagino che sia una cosa abbastanza dura non poterlo più sentire. Soprattutto avendo passato una vita intera comunque ad assaporare sensazioni, emozioni e gusti. È completamente diverso da robot. È vero che non puoi morire o ammalarti, quindi ci sono pro e contro. Però è una vita molto più vuota e più fredda. Questo drone fa il suo lavoro, ma mi manca il mio corpo. Mi mancano le sensazioni. Infatti è quello che immaginavo anch'io. Mi mancano perfino la fame e il dolore. Oh cavolo, questa è tosta. Lo so che non è d'aiuto, ma se ci trattenessimo ancora un po' qui... Ti ringrazio di avermi ascoltato. Adesso sono pronto. Trovati tutti. Però mi sa che ce ne sono ancora due da trovare in questa città. Me lo sento. Oh, che bello, c'è un posto per scendere. Aspetta, però si poteva proseguire ancora di là a salire. No! Perché l'ho fatto? Perché sono scesa? A parte che, dove siamo? Dunque, io non ho ancora provato ad arrampicarmi in questo vicoletto e ci sono parecchi condizionatori, quindi mi sembra già un'ottima strada. Di qua, ok, mensolina, condizionatore, ma perché ci sono tutti questi condizionatori d'aria che poi tra l'altro loro non hanno nemmeno bisogno dell'aria? Ah beh, che effettivamente questa era una città abitata dagli umani prima. Aspetta, c'è una grata? Siamo in una cella della prigione? Oh no, ma il robot non sta bene. Ah, spilla della polizia. Wow, ho trovato una spilla. Trofeo guadagnato, spille. Momento. Ho raccolto tutte le spille del gioco. Momento. Ma la stazione di polizia non era aperta prima. Ma se io ci entrassi? Ci sono dei droni? C'è qualcosa? No, sembrerebbe essere tutto libero. C'è un ricordo! Il ricordo di un drone? Forse di quando li hanno costruiti? Le sentinelle furono create allo scopo di proteggere le persone. Aha! Combattevano la criminalità e mantenevano l'ordine. Ma quando in città la vita si fece più dura e nacquero i primi gruppi di dissidenti, le sentinelle divennero presto i cani da presa dei potenti. Lo immaginavo che fosse finita così. Erano lo strumento perfetto per tenere la città sotto controllo. Obbedienti, servili, instancabili. Persino dopo l'estinzione degli umani hanno continuato a esercitare il loro controllo. Perennemente in servizio, implacabili. Accidenti! Avete creato praticamente delle macchine da guerra che non sono più sotto il controllo di nessuno. Ok, io la città in realtà l'ho girata in lungo e in largo, non sono riuscita a individuare da nessuna parte il ricordo rimanente, quindi il mio intuito femminile mi dice che lo troverò più avanti nella storia. E... Oh! Volevo portare la batteria a Clementine, però è arrivata la polizia, l'avranno trovata! Oh, porca miseria, adesso come si fa, scusa? Voi sapete cosa è successo? Signor Pino, mi dica! Pensi che la criminale avesse addocchiato la mia collezione di carte d'epoca? No, no, non credo proprio! Ma che razza di problemi hai? Lynn, tutto questo lavoro per nulla! Ehi, pensate di poterci tenere lontani dalle nostre bicocche? Ok, tu sei un bravo uomo, tu ti meriteresti la strusciata sulle gambe, ma il gioco non mi permette di farlo, purtroppo. Tu che problemi hai, scusa, perché balli? Mico, potete fregarci il posto, ma non potete fregarci i passi! Ok. Io lo lascerei lì con nonchalance, ma io posso tipo entrare? Ah, posso entrare? Tu non mi dici niente, poliziotto, non te ne sei neanche accorto? Cioè, non dovrei sfidare la sorte così tanto, ma io mi presento. Salve, sono un gattino. Calma, operazioni di ricerca in corso. Visto che mi ignora, io entro. Se entro a preoccuparmi di tanto, oddio, ci sono i droni. Oh. Allora, devo aspettare che quello sia girato dall'altra. Fammi capire. Sta girando in cerchio o cosa? Non lo so. No. Ok, si è liberata la scala. Sali, perfetto.
Ora devo vedere dove sono gli altri droni e soprattutto dove erano le scale, perché oddio non me lo ricordo. Ho visto le scale, aspetta che ci arrivo, queste qua sono aperte, dimmi che non sono sigillate da sopra. No, ce l'abbiamo fatta. Ora tu sei girato di lì, però io devo andare esattamente dall'altro lato, dannazione. Ah, sì, posso passare da qua. Ok, ce l'ho fatta. No, non adesso. Girati, drone, non c'è niente da vedere. Non c'è nulla qua. Esatto. Ah, hai sentito? Oh no, mi ha sentito. Oh no, non dovevo miagolare. Perché l'ho fatto? Adesso mi spara. Oh no. Ragazzi, qua ci muoio. Benissimo, dopo aver fatto una fine ingloriosa che faremo finta che non sia mai successa, promettetemelo, è il momento di riprovare. Ok, adesso evitiamo di miagolare, di attirare l'attenzione dei droni, perché forse non è stata l'idea più brillante che io potessi avere. Lo ammetto, mea culpa, mi prendo tutte le mie responsabilità. Allora, devo passare dall'altro lato, aspettare che il drone se ne vada e non miagolare. Stray, lo so che la tentazione è fortissima, ma non lo fare questa volta, sii intelligente, bravissimo. E ora entriamo in casa di Clementine, però ho come sospetto che lei non ci sia più. Clementine, ci hai lasciato qualcosa scritto al computer, magari? Qualcosa sulla bacheca? Non lo so, qualcosa che potevamo capire solo noi? Sì, Clem? Nessuna traccia di Clementine. Cos'è quello? Sembra una specie di messaggio in codice. Aha, avevo ragione. Dovremmo giocare ai detective se vogliamo scoprire cosa le è successo. Guarda, per B12 è il micio. Ma come il micio? Quindi lei sa che cos'è un micio. La risposta è nella mia roba. Aspetta, quale roba? Stiamo ancora parlando di Pablo Escobar o intendi i tuoi mobili? Poi ci sono 4 simboli. È firmato Clementine. Da un'occhiata. Ah, è veramente nei suoi mobili. Wait un attimo, allora, che cosa sono? Il primo è qualcosa che fa del fumo. Il secondo un cristallo che penso che sia quello che avevamo visto là in alto. Il cono forse era quello sul manichino in bagno. E la lampada, non lo so, sarà questa qua di fianco? O forse no? Il numero 1, quindi... è questo, è tipo, cos'è, un'incensiera? I miei sensori possono soltanto rilevare le sostanze chimiche inoffensive allo stato gassoso. Non possono ricreare la placida sensazione che ricordo. Oh, è vero, perché non hai più l'olfatto, che peccato. Proprio come me, i compagni non possiedono l'olfatto. Quindi mi domando perché fare una cosa del genere. Boh, perché è carino, alla fine ti vedi il fumo che volteggia, è una cosa più estetica che altro, ma ci sta. C'è anche un messaggio nascosto sotto al recipiente. Dice, sono con... Ci manca il resto del messaggio, ma allora, la cosa numero 2 è il cristallo, e questa sono sicura di averla vista, devo solo trovare il modo di arrivarci. Eccolo qua, l'avevo visto. Questa gemma ha un valore nella media e una bassa purezza. Il luccichio si direbbe aggiunto artificialmente. Ma come? Scusami, i cristalli luccicano normalmente. Forse il suo bagliore serve a indicarci qualcosa? Bingo! C'è un messaggio, dice... Sono con Blazer. Dunque, scendiamo di qua. Il bagno era di qua al cono... Sì, forse è questo. Spero di averlo azzeccato, eh. No, dove sei finito? B12, non leggo. Che anticaglia da tenere in un appartamento? È così che i compagni locali vedono gli umani? Beh, io non credo, hanno dei problemi se li immaginano così qualcuno in testa. Che buffo. Guarda, qui c'è qualcosa, dice. Allora era, sono con Blazer, venite al. Ci manca soltanto di capire dove dobbiamo andare. E ci serve una lampada. Ah, forse quella là in alto? Aspetta, ci arrivo. Dimmi che sei tu la lampada? Penso di sì. Non ho idea di cosa sia, ma sul luccichio è ipnotico. Concordo, adoro le lava lamp. Anche se questa credo sia più che altro a LED, però... Scusami, ero da un'altra parte. Si è distratto, guardava il luccichio come una falena. Non ho neanche notato il messaggio che c'è qui. C'è scritto... Sono con Blazer, venite al nightclub. Che sappiamo già dov'è. Ah, ce lo dice lui, ok. Sono con Blazer, venite al nightclub. Grazie per il recap. Ci siamo, ben fatto commissario Logatto. Non ci resta che trovarla, non abbiamo molto tempo. Ma in base a cosa? Non sappiamo. Beh sì, in effetti la polizia la sta cercando. Però non hanno idea neanche di dove debbano cercarla. Girati, non c'è niente da vedere. Ora, in teoria, io dovrei riuscire a scendere da qua, perché mi ricordo che l'avevo fatto l'altra volta e mi credo che sia un passaggio molto più semplice rispetto a quello che ho fatto all'andata. Aspettiamo che quello si giri, ok. Vai, corri. Polizia, io non ho fatto assolutamente niente, non ti preoccupare. Oh, ho guadagnato un trofeo, gommini felpati, che trofeo è? Percorri tutta l'infracittà senza farti beccare dalle sentinelle. Se solo il gioco sapesse che cosa ho fatto prima di morire. Vabbè, non importa. Allora, il nightclub era questo di qua? L'insegna fucsia? Mi pare di sì. C'è anche gente in coda. Quindi vuol dire che adesso hanno aperto. Vediamo se riesco a trovare un modo di fare entrare il gattino.
Gianna, ah, è quello di prima che ci aveva dato la cassetta. No, cioè in realtà era il compare di quello che ci ha dato la cassetta. Detesto questo club, è pieno di sbruffoni, ma perlomeno non ci sono sentinelle. Sempre vedere il bicchiere mezzo pieno, bravo. Mico, pericolo, livello del groove al 2%, trovare subito un posto in cui ballare. Tu c'hai problemi seri, Mico, lasciatelo dire. E tu chi sei? Tu sei il figo del gruppo. Ah no, il buttafuori ho parlato. Ah, non fa per te, via. Ecco, me lo immaginavo che non ci facessero entrare. Tu mi fai entrare di straforo, Simon? Dubito che il buttafuori ci faccia entrare. Ma no, ma come? Anche voi? Ehi ragazzi, mi sa che ci tocca di nuovo arrampicarci sul retro. Oh, grazie per l'informazione, Simon. Sapevo che saresti stato utile. Comunque ragazzi, guardate quanto sono belle le spelline. Cioè, ne ho tre di qua e... credo tre... Oh! Tu sei di nuovo il tizio a cui hai fatto lo sgambetto le altre volte. Mi dispiace. Stavolta non era calcolato, te lo giuro. Non è stato voluto. Io stavo parlando delle mie spilline. Sono un pericolo pubblico, ragazzi. Devo andare sul retro e trovare il posto per arrampicarmi. Smettiamolo di guardare le spilline. Non devo essere una persona egocentrica. Oh! Quello è il retro, ok. Ah, c'è anche una persona appesa lì, va bene. Io so già come salire perché avevo trovato un ricordo da queste parti. Ma aspetta, là c'è un altro robot, voglio prima parlare con te. Tu chi sei? Non ti avevo visto l'altra volta. Jameson, questo posto non fa per te, a meno che tu non voglia farti sostituire le zampe con qualcosa di più ricercato, ma ne dubito, perciò mamma. Ma no, ma io le volevo le zampine robotiche. Ma dai, ma cos'è questo razzismo? Ti prego, dammi le zampine robotiche, guarda come mi struscio. Ma no, hanno distrutto il sogno di un gatto. E vabbè, niente, rimarremo con le piottine felpate. No, non scendere per piacere, Stray, anche tu. Non metterci del tuo, che già la cosa si sta facendo difficile. Allora, scusi lei, che cosa ci fa qua sul tetto? Ah, da qua sì, ok. La tequila. La tequila, ma sul serio? Ehi là, come va oggi? Niente, lui sta bene, si deve essere bevuto parecchio di quella tequila. Ok, si salta da di qua. Salve, lei mi fa entrare? Sono solo un micio. Alex, ehi, come ci sei arrivato fin qua su? Ma, veda un po' lei. Vuoi far festa con noi? Sì. Forza, salta dentro e serviti da bere. Ma sono un gatto, io non bevo. Cioè, o mi dai una ciotola di latte o non posso bere alcolici. Sono un gatto minorenne, tra l'altro. Oh, che bella la parete con le piante. Guardiamo anche un po' il locale. Wow, quanti neon. Oh, io adoro i neon. Sono già felice. Lei chi è? È l'ubriacone del paese come Simus. Scusi se le sono saltata addosso, non era mia intenzione, mi dispiace. Lei invece? No, non posso parlare con nessuno, sono tutti asociali. Aspetta, posso prendere la strana bevanda? Dovrò darla a qualcuno? Non ne ho idea. No, scusa, tu stai bevendo plutonio? Io non lo berrei, posa quel bicchiere, fidati di me. Fidati? No, eh? Ah, posso parlare col barista adesso? Prima era impegnato, mi scusi. Salve signore, l'accesso alla terrazza VIP è interdetto, c'è una specie di evento privato. È stata prenotata da un tale Blazer, mi pare. Sì, dovrei andarci anch'io, infatti. Ciao Blazer, sono qua sotto, mi fai entrare per piacere? Qualcosa mi dice di no. Ok, devo trovare il modo per salire e là sopra? Ma vi vedo, ma... Meo, sono qua Blazer, meo. No, non gliene può fregare di meno proprio, assolutamente. Allora, sai cosa faccio? Io butto giù i bicchieri, così. Aspetta, eh? Cos'è? Un ascensore? Ah, ma allora... No, però questo va giù. Ah, è un montacarichi, tipo. Ok, qua dove sono arrivato? Oh, il ricordo! Era questo allora il ricordo che mi... Sì, l'ho distrutto il ricordo, però non importa. Era questo quello che mi mancava allora nella città. Meno male che sono andata avanti e non ci sono impazzita, allora. Quando ero umano, mi radunavo con gli amici a far festa per tutta la notte, nonostante i fastidiosi postumi dell'indomani. Era una bella sensazione trovare la felicità a dispetto della situazione invivibile in superficie, a dispetto delle condizioni di vita sottoterra, via via più squallide, e dell'avidità di aziende come la Necocorp, e dello stato di polizia creato dalle sentinelle. Adesso ricordo perché lo facevamo. Oh sì, beh, immagino che comunque fosse, vabbè, una magra consolazione perché vivevate in delle condizioni veramente assurde. Ora, cerchiamo di capire chi altro c'è qua in zona. Su questo tavolo c'è qualcosa, che cos'è? Ah, un disco in vinile che devo mettere da qualche parte. Penso dai DJ. Ehi ragazzi, fate fare il DJ anche a me. Non capisco bene perché di questa cosa, ma ecco, mi ho messo un CD. Se mi presento, lei cosa mi dice? DJ Mezzi! Ehi gente, è DJ Mezzi che vi parla, diamo inizio alla festa! La prima canzone ci è stata chiesta dal nostro più opinabile amico. Ma come? Il nostro più opinabile amico, Blazer, ma sono tutti con criminale! Mi sta un tantino sfondando le orecchie questa musica e non è per fare l'ingrato, mi raccomando, ma io... Oh, aspetta!
Perché quello lì c'ha una maschera da drago in faccia? Non posso scendere! Aspetta un attimo. Ah, è completamente fuso! Guardate, c'è tipo la cosa della televisione quando non prende più i canali. È impazzito! Uomo con la maschera di drago, lei chi è? Viv, ti piace la mia maschera? L'ho costruita io. È stupenda, lo ammetto. Blocca la scansione delle sentinelle e in più è fichissima. Oh mio Dio, ma faccene una anche a noi, ma ti prego. Ma ci serve subito. Lei invece? Ma che gran ballerino. Cula! A sinistra, a destra e uno e due. È il ballo di Zegema. Ma chi è Zegema? Scusa, è una città, è un posto, è qualcosa? Non lo so. Lei chi è? Fripp. Questo club fa schifo. Ho provato a entrare in quella stupida stanza VIP e mi hanno sbattuto fuori. A me. Riesci a crederci? Allora ho rubato questa leva. Oh! La leva di cosa? Tanto per divertirmi, certo, facciamo vandalismo così, pur divertimento. Se mi offri da bere, e noi ce l'abbiamo il drink, ti regalo questa inutile leva. Non mi serve, non voglio che mi becchino il suo possesso. Ci penso io, tieni la strana bevanda. Oh, grazie amico. Ecco a te, come promesso. Grazie a te per il nuovo oggetto tenuto, la leva. Ora devo capire però dove la devo infilare, scusa, mi sono persa qualcosa? Che cosa mi sono persa? Ah, qua c'è una leva da tirare. Però questa ce l'ha già al manico, che succede se la tiro? Ah, il tizio va di là, blocca la musica, quindi devo fare qualcosa qua sul tastierino. Ah, qua c'è da mettere la leva. Perfetto, iniziamo a metterla. Poi se la tiro, che succede? Lui verrà a tirare su questa, immagino. Cambio un attimo a vedere la scena. Si tira su. Non è che... Aspetta un attimo. Posso saltare qua sopra? Oh, capito! Così saltiamo su da qua. Ora, di qua non penso si possa proseguire. Si proseguirà in questa direzione. Devo salire qua sopra. E qua, cosa sono, un gatto che preme sulle luci? Se clicco, che succede? Ok, è un puzzle di leve per tipo, cos'è, riuscire ad arrivare dall'altro lato? Sì, non so bene che cosa dovrò spingere. Io le spingo un attimino a caso. Ah! Questa è la prima, quindi prima e la seconda sono messe. Queste adesso sono scese giù. Aspetta, sono scese giù tutte? Io un tentativo lo farei, perché secondo me ci siamo già. Vai di qua, stray, perfetto, parkour. Azzeccato, ok. Blazer, no, non te ne andare via, stavo arrivando io. Aspettami, ti prego. E poi chi è l'uomo col cilindro? Non credo sia Clement, che ha cambiato stile tutto d'un tratto. Potrei sbagliarmi, per carità. Però non credo. Lei chi è? Uomo col cappello? È Raff. Ho un ottimo rapporto con le sentinelle. Non capisco perché tutti se ne lamentino. Adesso lasciami ballare, per favore. Ma scusi, ma lei quindi è un uomo inutile? Io le butto giù il bicchiere, allora. Così a sfregio. E butto giù anche questo, perché non mi avete lasciato entrare nella saletta VIP. Siete delle brutte persone. In realtà siete robot. Vabbè, ci siamo capiti. Blazer? Mi sono vendicata abbastanza. Sono pronta a collaborare. No, aspetta! Ha intrappolato Clementine? No, maledetto, ci ha traditi! Sì, ma scusami un attimo, Clementine, tu non hai la bocca. Come fai a rimanere con la bocca sigillata da una corda? Cioè, tu tecnicamente avrai tipo un altoparlante. Non credo che lo stia bloccando. No, infatti si vede l'altoparlante. Blazer! Cattivone, ti ritenevo un mio amico. Due piccioni con una fava. Non sei furbo quanto sembri, micetto. Comunque, non è niente di... affari. Scusa, non è niente di personale, ma io mi farò le unghie sul tuo scroto. Ebbene sì, lo farò. Maledetto. Che poi c'è ancora anche le guanciotte tenerelle, Blazer. Cioè, guardate, lì che arrossisce come un adolescente giapponese. Eppure una brutta persona. No, aspetta, ma Clemente sta sudando. È bellissimo. E gli affari sono denaro. E per me il denaro viene prima di qualsiasi amicizia o spirito di gruppo. Che brutta persona. Nuti, scusa, alle sentinelle. Sì, alle sentinelle. Credo di poter scappare. Oh mio Dio, ci hanno catturati! No! Ci ha traditi veramente! No, 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 aspetta! No, oh mio Dio! Ragazzi, mi dispiace interrompere qui l'episodio, ma credo che sia il caso di fermarci perché si sarà già protratto più a lungo degli altri, se non ho calcolato male le tempistiche. Quindi, credo che vi saluterò e vi darò appuntamento la prossima settimana con, penso, il potenzialmente ultimo episodio di Stray, perché siamo proprio agli sgoccioli della storia, ci manca pochissimo. Quindi mi raccomando, segnatevi la data, attivate la campanellina se non l'avete ancora fatto, in modo da essere sicuri di non perdervi assolutamente nessuno dei video. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti e grazie per aver seguito fino ad adesso.